Durante. Presente. Proficuo Maria. Presente. Colella Walter. Presente. Ricchiudi Lorenzo. Presente. Ivana Lucia. Presente. Ciullo Nicola. Presente. Paratta Alessandro. Presente. Paratta Giovanni. Presente. Ottobre Maria Sara. Presente. Arezzo Antonio. Presente. Izzileo Antonio. Presente. Negro Giuseppe. Colella Sabrina. Dichiariamo aperto la seduta. Buonasera a tutti. Partiamo dal punto numero 1 dell'ordine del giorno. Approvazione del verbale seduta precedente del 26 febbraio 2020. Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Io perché non l'ho detto. No, no. Chi è contrario? Nessuno. Ordine del giorno numero 2, nomina della commissione consigliare per le pari opportunità. Allora, abbiamo deciso di istituire questa commissione per credo sia una delle prime volte che viene istituita in questo comune, di fondo per due motivazioni: una per dotare di un ulteriore strumento questa amministrazione, quindi amministrazione in corso, due per creare un primo embrione, diciamo, un primo approccio di commissione consigliare per le pari opportunità che si interfaccia poi con le commissioni pari opportunità provinciali e regionali per eventuali sviluppo di progetti e interventi da realizzare. Diciamo che in questa sede noi ci stiamo accingendo ad approvare, a nominare la commissione delle opportunità e dare poi mandato a questa commissione perché valuti l'allargamento della stessa a forze esterne al Consiglio Comunale. Quindi questo, diciamo, è il primo numero di partenza. Dopodiché valuteremo, dotandoci un opportuno regolamento, chi e cosa coinvolgere nel lavoro della commissione delle pari opportunità. Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei alla nomina. Forse ci manca la posizione. Ah, vero, ci manca la posizione. In realtà sono due consiglieri di minoranza. Dovrebbe essere una commissione deve essere rappresentata da tutte le opposizioni. Lo spostiamo alla fine dell'ordine del giorno se dovessero arrivare, se no lo rinviamo alla prossima seduta. Ok? Diversamente. Ordine del giorno numero 3. Nomina revisore dei conti del Comune di Morciano Pireo per il triennio 2015-2018. Allora, colgo l'occasione, diciamo, per informarvi che il precedente revisore, il dottor Vincenzo, ha concluso, a riguardo di oggi, diciamo, il suo mandato il 20 di marzo 2015. In accordo con lo stesso, in attesa della nomina del nuovo revisore, abbiamo concordato una proroga per cui lo stesso dottor Renzo ha provveduto a firmare alcuni adempimenti necessari, per esempio per il mese di marzo. Oggi siamo qui invece a prendere atto e nominare il nuovo revisore, che, come pensate, a differenza delle volte presenti qui, era il consiglio a scegliersi il revisore. Di fatto oggi viene estratto dalla prefettura, dall'elenco, vengono nominate tre persone nell'ordine, la prima, la seconda, la terza, il primo che accetta e che dà disponibilità viene nominato. Nel nostro caso, questo è estratto tre persone: il primo ha rifiutato dopo circa un mese di valutazione, il secondo invece ci ha dato parere favorevole e disponibilità, per cui siamo arrivati a chiudere, diciamo, l'accordo con la nomina di questo revisore, che sarà il nostro revisore dal 2015 al 2018. È un dottor commercialista di Tigiano, si chiama Alessio Donatello. E rispetto al precedente accordo, diciamo, si è reso anche disponibile a una revisione al ribasso del proprio compenso del 10%, quindi passeremo da 4.000 più i backup a 3.600 più i backup. Se ci sono
Considerazione, altrimenti passerebbe alla votazione. Chi è favorevole? Unanime. Si mette la sensibilità. Chi è favorevole? Punto numero 4 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento delle relazioni di servizi sociali. Come abbiamo già fatto nel precedente consiglio, per quanto riguarda il lavoro dei regolamenti che viene svolto nella commissione, do la parola al presidente della commissione per le relazioni sui servizi sociali. Allora, questo è uno dei regolamenti che abbiamo approvato, che abbiamo discusso ed approvato nella commissione del primo di aprile e riguarda l'erogazione dei servizi sociali, quindi disciplina tutta la materia dei servizi sociali. Però credo che sia giusto che di questo regolamento venga illustrato al Consiglio dall'assessore competente, quindi passo la parola all'assessore Colella. Sì, grazie. Come amministrazione comunale, come ufficio delle politiche sociali, abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione della Commissione regolamenti prima e oggi in voto al Consiglio Comunale del regolamento per quanto concerne l'erogazione dei servizi sociali per venire incontro alle necessità che ogni cittadino può avere nel corso della vita, diciamo. Il regolamento è stato analizzato, integrato e definito nella seduta della Commissione Comunale dei Regolamenti in data 1 aprile. Si è reso necessario avere questa regolamentazione in quanto il nostro Comune è provvisto di un regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio Comunale del 1991 ed è determinato con l'introduzione dell'articolo 9 bis nel 2008 per quanto riguarda l'introduzione del servizio civico, quindi diciamo che era abbastanza datato come regolamento. È un regolamento composto da 25 articoli e prevede una serie di erogazioni di servizi e prestazioni, servizio civico, esonere e riduzioni per servizi a domande individuali, quali possono essere il ticket per la mensa scolastica e trasporto scuolabus, la concessione di buoni alimentari in alternativa all'intervento economico da tanto. Si è inoltre introdotto dei criteri sulla base dei quali si può stabilire una graduatoria di intervento sulla scorta della dichiarazione familiare, ISE, del numero di componenti, lo stato di occupazione, la presenza in famiglia di soggetti diversamente abili, di minori, eccetera. Con gli stessi criteri, ai cittadini in difficoltà sarà consentito di presentare domanda per il servizio civico, che sarà regolato da avviso pubblico ogni anno. Il servizio consiste nello svolgere attività di custodia, di vigilanza, polizia e manutenzione di strutture pubbliche, censimento aree verdi urbane, salvaguardia del rischio del verde pubblico, attività di assistenza a persone disabili, lavori di piccola manutenzione domestica da seguire presso l'abitazione di persone disabili e o persone anziane. Inoltre, con il presente regolamento, regolamentiamo l'ospitalità in strutture per anziani, interventi a favore di minori, la possibilità di attivare il servizio mensa, trasporti sociali, telesoccorso e teleassistenza. L'amministrazione comunale può, mediante gli opportuni organi di competenza, effettuare controlli sulla documentazione presentata attraverso gli organi di competenza a tutti coloro che fanno richiesta di accesso a questi servizi. Inoltre, in Commissione, durante la discussione, è nata l'esigenza di avere la possibilità di istituire un osservatorio delle politiche sociali, articolo 23 del regolamento, a supporto dell'ente per segnalare e discutere su eventuali situazioni sociali critiche dove poter intervenire. Abbiamo deciso a farne parte saranno i parroci di Mosciano e Barbanano, l'assessore del responsabile delle politiche sociali del Comune e due consiglieri comunali. Ovviamente tutti gli interventi di quel regolamento troveranno attuazione in relazione al bilancio economico dell'ente. E ne approfitto per ringraziare per il supporto del segretario comunale, l'ufficio delle politiche sociali, la commissione dei regolamenti e l'intero consiglio comunale, sperando di trovare un buon riscontro del lavoro fatto. Grazie. Se ci sono considerazioni. Io volevo solo sottolineare l'importanza, ne abbiamo parlato in sede di commissione,
dell'istituzione di quell'osservatorio dei bisogni della comunità che in un certo qual modo l'aveva suggerito o posto anche il segretario nella bozza originale, perché altrimenti si rischia che quelle poche risorse o quelle risorse disponibili, poco tante che siano, vadano a finire anche su questo canale, sa di poter contare e i bisogni delle persone rimangono, diciamo, nemmeno conoscenti dell'amministrazione comunale. Quindi ben bene apprezzo il discorso di coinvolgere i due parroci, l'assessore dei servizi sociali, la rappresentanza, però quello è uno strumento che deve andare al di là delle domande di richiesta di esonero mensa, di questo di vedere e di soldi veri. Quindi invito il Consiglio a dare attuazione rapida ed esecutiva a quella commissione per recepire i bisogni reali della comunità. Bene, altri interventi? Io colgo anche l'occasione per ringraziare il lavoro svolto dalla commissione, anche nella seduta è stata, perché c'è stata una sessione lunga, però andiamo, abbiamo partorito un buon risultato, diciamo, e speriamo che si possa dare davvero risposta alle esigenze del territorio, tenuto conto di quello che diceva prima il consigliere, che molte delle difficoltà, molte volte le sono gelate, cioè non vengono viste, perché anche per una questione di dignità le persone non si espongono, quindi bisogna stare attenti a rappresentare quel tipo di esigenze. Passerei alla votazione, chi è favorevole? Unanime. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Ordine del giorno numero 5. Approvazione del regolamento per la concessione in uso di locali, strutture e attrezzature di proprietà comunale. Anche questo era un regolamento che abbiamo fortemente voluto, perché molte volte ci troviamo di fronte alla richiesta da parte di varie entità, associazioni, privati, cittadini, che hanno magari necessità o bisogno di alcune strutture piuttosto che di alcune attrezzature, e abbiamo ritenuto opportuno regolamentare la concessione di questi, che siano strutture locali, che siano attrezzature di proprietà comunale. Anche questo è stato un argomento della commissione del 1° di aprile e chiedo al Presidente di relazionare il video. Allora, con questo regolamento, che credo, come la mia memoria, non c'era prima al Comune, abbiamo inteso regolamentare la concessione in uso non soltanto dei locali ma anche di tutte le attrezzature comunali, perché poi succedeva che molte volte venivano fatte delle richieste, ma non soltanto per i locali, perché poi i locali sono più facilmente gestibili, ma anche di tutte le attrezzature. Molte volte si rischiava che poi, non dico andavano perse, ma venivano lasciate di qua e di là, nessuno si preoccupava se di lasciarle funzionanti o meno. In questa maniera quindi abbiamo inteso regolamentare la concessione in uso, non soltanto, ripeto, delle strutture, ma anche di tutte le attrezzature. Naturalmente è previsto un costo che sarà stabilito con successiva delibera di giunta comunale per la sala comunale e per la sala consiliare in particolare, e c'è un articolo a parte perché la sala consiliare, proprio per la sua struttura, per la sua particolarità, non può essere concessa a tutti, ma è previsto che sia concessa soltanto per manifestazioni di particolare interesse e ad istituzioni e ad enti e non a privati. E è prevista sia, ripeto, il costo, ma anche la prestazione della mansione, in modo che da essere garantiti nel caso in cui ci siano dei danni, perché con questo regolamento, per la verità, si è inteso tutelare soprattutto l'amministrazione comunale. E comunque sono previste anche delle agevolazioni, in particolare è previsto che per le associazioni iscritte all'albo comunale, che abbiamo istituito con un precedente regolamento, la concessione sia a titolo gratuito, sempre naturalmente che siano manifestazioni non a scopo di lucro. Quindi il regolamento è stato discusso nella tornata della commissione del 1° aprile, è stato approvato, quindi
credo che poi non ci siano delle, non ci sono state delle particolari modifiche, quindi credo che si possa andare all'approvazione. Sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanime. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanime. Ordine del giorno numero 6. Approvazione del regolamento per l'autocompostaggio dei rifiuti. Allora, questo è un terzo regolamento che abbiamo portato anche questo in commissione il primo di aprile. E qui, diciamo, a differenza dei primi due, non c'è stata una discussione perché il componente della minoranza Renzo ha ritenuto opportuno, diciamo, non intervenire, diciamo, sull'argomento. Io chiamo innanzitutto a relazionare l'assessore all'ambiente e poi dopo. Sì, grazie. Allora, con questo regolamento l'amministrazione comunale vuole proporre ai propri cittadini l'adesione a questo progetto dell'autocompostaggio. Con l'autocompostaggio l'amministrazione ritiene che si possa avere una riduzione a monte dei rifiuti da conferire allo smaltimento in discarica. Oltre a questa azione ci sono delle azioni che vanno verso la salvaguardia della tutela dell'ambiente e anche quella da non sottovalutare di incrementare la fertilità dei terreni se si riesce ad ottenere dall'autocompostaggio un buon compost. Il progetto prevede infatti l'organizzazione annuale di un corso per le pratiche del compostaggio, prevede l'iscrizione comunale a un albo che chiameremo albo degli autocompostatori e delle agevolazioni sul tributo della TARI. Vorrei leggere la definizione di autocompostaggio. L'autocompostaggio è un metodo di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, ottenendo dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti il compost, un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ambientante nel terreno del proprio orto, giardino e campagna. Chi può iscriversi all'albo degli autocompostatori? Tutti i cittadini residenti nel territorio di Morciano, comprese le utenze turistico alberghiere, le comunità, le scuole, insomma tutti quelli che si trovano nelle condizioni che sono indicate nel presente regolamento. Salto i benefici dell'autocompostaggio perché li abbiamo proprio praticamente già riassunti in precedenza, anche sui materiali compostabili e non compostabili, non mi soffermo. E sulle modalità invece del compostaggio ci sono diverse modalità di compostaggio, c'è la classica compostiera che è praticamente un contenitore in plastica rigida che chiaramente deve essere areato perché parte proprio dalla fermentazione aerobica degli scarti della cucina. E la compostiera insieme al secchio sotto lavello verranno forniti dal comune fino a quando il comune avrà a disposizione le compostiere che dovrebbero arrivare nel mese di aprile. Quindi daremo a tutti, a chi si iscriverà, con la modalità di dare la precedenza al protocollo, chi si iscrive prima al protocollo, la compostiera e il secchio sotto lavello. Possono comunque anche iscriversi chi è già in possesso di una compostiera, in effetti molti cittadini hanno già una compostiera, quindi possono iscriversi lo stesso all'albo. Ci sono poi anche delle altre modalità di compostaggio, come la compostiera fai da te, una cassa di compostaggio, che comunque trovate tutto all'interno del regolamento, la buca o cumulo nel terreno,
compostiera elettromeccanica, qui si parla di attrezzi, diciamo, un po' più grandi che servono, che potrebbero servire per esempio per degli alberghi, eccetera, eccetera, oppure altre eventuali soluzioni tecniche da comunque sempre essere vagliate dall'ufficio. Ci saranno chiaramente, abbiamo previsto anche dei controlli che vengono fatti su chi si iscrive all'albo dei compostatori. Abbiamo previsto comunque degli adesivi che vengono applicati sulla porta delle case delle persone che fanno l'autocompostaggio, in maniera che l'organico, quando verrà attivata la raccolta dell'organico, chiaramente da quelle case non passerà porta a porta per l'organico. Ecco, quindi tutto sommato io vorrei solamente aggiungere all'articolo 6, numero 1, comma A, la certificazione dei sacchi compostabili secondo una norma europea, se è possibile, se lo possiamo aggiungere al regolamento. Questo è quello che è senso della norma. Articolo 6, comma 1, lettera A. Cioè che i sacchetti devono rifarsi, devono essere a norma genere. Io faccio sacchi compatibili. Compostabili. Compostabili ai sensi della norma di loro. Compostiere se si dopo la lettera A. Infine anch'io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla stesura di questo regolamento. Se ci sono altri interventi. Allora, dico innanzitutto che condivido pienamente quello che ha detto l'assessore Ricchiuti per quanto riguarda il regolamento comunale che riguarda la gestione dell'autocompostaggio, perché è giusto dare alla terra quello che è della terra, per cui ben vengono, diciamo, queste pratiche chiamiamole domestiche, ma pratiche che da sempre sono state messe in atto, per cui non entro in merito a nessuno degli articoli di questo regolamento perché, come ho detto prima, li condivido. L'unica cosa che vorrei approfondire invece, perché leggendo così il regolamento e andando già dall'inizio, quando nell'indice, no? Si parla di regolamento comunale di gestione dell'autocompostaggio, dell'albo compostatore, di applicazione delle agevolazioni della TARI, io mi aspettavo che comunque all'interno del regolamento si toccasse, diciamo, in maniera molto più evidente, con la mano, quali effettivamente sono queste agevolazioni che riguardano la TARI, mentre ho notato che è molto completo per la parte dell'autocompostaggio, poco completo, quasi, diciamo, assente per quanto riguarda quelle che alla fine che interessa poi i cittadini, quelle che sono le concrete agevolazioni sulla TARI, perché benvenga l'autocompostaggio per quelli che sono e saranno, diciamo, pratiche da mettere in atto per una corretta gestione di questi tipi di rifiuti, però poi, ecco, noi da un punto di vista anche politico dobbiamo capire come gestire questi rifiuti per far pagare poi meno i cittadini. Se posso, voglio aggiungere due cose. Lo dico a chi non era presente, io in commissione, quando si è trattato questo argomento, mi sono alzato e sono uscito via.
non conoscevo ovviamente l'argomento di come era trattato, ma per una questione di principio di come questa amministrazione ha avviato l'approccio sulla gestione dei rifiuti. Sulle cocento e tutte le altre, è una gestione che sta all'opposto, secondo la visione del nostro gruppo e mia personale. Con questo non voglio dire la gestione di intervenire sul compostaggio domestico, sull'umido, tanto per essere chiari, è stata una, diciamo, uno degli elementi della nostra campagna elettorale, dicendo che operando in quel settore si potevano intervenire e dare dei benefici alla comunità. Io non voglio dire che se quella cosa l'avessimo fatta noi era buona e adesso che la fa qualcun altro è sbagliato. Le cose buone sono buone, le cose che puzzano chiunque le faccia. Però ecco, e mi riprendo al discorso che faceva Antonio Pizzidero sui benefici. Voi sapete il giudizio, questa amministrazione conosce il nostro pensiero sulla normativa della Tari, sulla, a nostro parere, illegittimità del metodo con cui è stata applicata la Tari. E noi prenderemo delle iniziative immediate, perché non vorremmo essere imbrigliati sulla local tax che poi chiude tutto e non si capisce più da dove viene la Tari. Si esce una tassa unica e noi su quello prenderemo prossimamente delle iniziative giuridiche al riguardo. Ma io mi sarei aspettato, sinceramente, da questa amministrazione, dall'assessore, dalla commissione, che quantomeno anche per riparare al danno commesso proponevate l'eliminazione della tassa alle persone che fanno il compostaggio, perché non almeno l'eliminazione della tassa, almeno l'eliminazione della tassa, per una ragione semplicissima, perché diciamo è un modo per venire incontro ai bisogni della gente, e se la gente la educhiamo, non parliamo in altre parole capitale come quando siamo partiti con la differenziata, mobilitiamo tutti a raccogliere la plastica e vedere i ragazzi della scuola, questo e quell'altro, bottiglie per strada le consegniamo, che poi vediamo una bicicletta. Gestiamo miliardi per dare una caramella, allora benvenga questa strada, fate calcoli, intervenite sinceramente che questo beneficio cada sui cittadini, perché se cade sui cittadini, se i cittadini vedranno realmente la riduzione delle tasse, questo si inverte la politica della gestione dei rifiuti e uno diventa partecipativo a questa iniziativa, altrimenti rimane la solita bufola. Ecco perché sottolineo l'osservazione che faceva Antonio, cerchiamo di essere chiari, non poi rimandiamo a dire, per quanto ne riguarda ci asteniamo per questo motivo, perché non siete stati chiari nella, non so se siete d'accordo, approviamo il principio, ma la mancanza di chiarezza dei benefici ci porta ad astenerci, perché come minimo bisogna intervenire in termini di numeri, di percentuali, di cose concrete, non demandiamo a benefici, che può essere, come dicevo, tutti i ragazzi della scuola che hanno avuto una cioccolatina quando si è trattata della differenziata. Grazie. Io solamente in merito alle vostre considerazioni vorrei farvi partecipi comunque delle difficoltà che abbiamo incontrato per fare sia il regolamento sia per arrivare questa sera ad avere anche delle percentuali sulla... Ma chiaramente potrà partire il
compostaggio da quando noi avremo la disponibilità delle compostiere, che io, come ho detto prima, dovrebbero arrivare questo mese. Quindi le scelte erano: o potevamo rimandare, no? All'anno prossimo, potevamo dire: allora noi prendiamo prima le compostiere, vediamo quanta gente si iscrive, eccetera, eccetera, senza magari andare più fretta. Ma siccome noi i benefici li vogliamo dare da quest'anno, però già 6 mesi fino a quando si farà il corso per il per l'anno dei compostatori, le iscrizioni, se arriveranno prima l'ufficio tecnico mi diceva che comunque le compostiere arriveranno, ce l'hanno dato per certo ad aprile, però dovranno essere consegnate. Insomma, c'erano tutta una serie di difficoltà, quindi andare a trovare la percentuale di sconto da dare sulla Tari era un po' difficoltoso, perché noi abbiamo fatto presente e anche poi per un fatto di bilancio. Infatti noi ne avevamo parlato anche con l'ufficio ragioneria, quindi chiaramente non possiamo dire che chi farà l'autocompostaggio avrà la totale abbattimento della Tari. Questo penso che non lo posso permettere di dire, perché ci sarà una percentuale di sconto che potranno avere. In merito poi alle cose sulla differenziata, vorrei una volta per tutte far capire che non è che da quando facciamo la differenziata è aumentato, cioè uno fa la differenziata e spende di più, non è così. Il porta a porta costa di più del cassonetto, perché noi non andiamo a conferire, ma vengono loro a prendercelo da casa. Quindi se io devo andare a 10 case ci metto più tempo che se devo andare invece in un'unica parte a prendermi una determinata cosa. Ma non è che la differenziata, è il sistema di raccolta porta a porta che costa più del conferimento al cassonetto, non la differenziata, perché con la differenziata si risparmia, perché se no cade tutto il concetto del regolamento. Perché se noi diciamo che con la differenziata aumenta, allora cioè, per me non è così, se no non avrei fatto il regolamento, no? Perché se no perché togliere anche l'organico? Perché se noi togliamo l'organico, quello che viene conferito pesa di meno e paghiamo di meno. Infatti stiamo facendo con l'ingegnere Girardi lo studio di fattibilità per non aspettare l'inizio, il nuovo progetto per attivare l'organico, la raccolta dell'organico, ma per attivare la raccolta dell'organico da subito, se possibile da giugno. E questo l'anno dei compostatori ci aiuterà ad essere ancora più precisi sullo studio di fattibilità. Quindi con la differenziata si risparmia, perché se noi invece non facciamo così come non facciamo una buona differenziata, perché diciamo così, io in comuni vicini hanno fatto uno studio delle percentuali, cioè se noi andiamo a prendere 12-13 sacchetti di raccolta indifferenziato lunedì mattina, se volete possiamo farlo, andiamo, apriamo i sacchi e vediamo che cosa c'è all'interno. Quindi questa è un'indagine, diciamo, che si chiama analisi, un'indagine merceologica. Se noi prendiamo questi 12 sacchetti, li apriamo e differenziamo il lunedì, che basta e differenziamo ancora, vedrete quante cose. Per dirvi un esempio, 23 kg di indifferenziato, può darsi che all'interno il 50% è tutto organico. Però io se porto questi 23 kg di indifferenziato in discarica, li pago 50. Se invece io porto l'organico, lo tolgo, faccio l'autocompostaggio, eccetera, eccetera, non arriveranno 23 kg, ma ne arriveranno 10, quindi spendo di meno, quindi con la differenziata si risparmia, non si aumentano i prezzi. Io capisco che non tutti possono essere efficaci a capire subito il lavoro, ma entro certi limiti ci difendiamo anche noi dall'assessore. Quello che voglio dire, il discorso dell'umido che dice non abbiamo studi di settore per capire, sono ufficiali la percentuale
più improprie c'è in una percentuale, ci sono gli studi pubblicati su internet, si trovano la percentuale dell'umido rispetto al resto. Allora, se l'umido è il 40% e volete stare sicuro il 60% rispetto all'indifferenziata, se volete stare sicuro togliete ancora un 10%, ma l'altro restituito ai cittadini. Il fatto del costo che non è differenziata bene, noi dobbiamo individuare strumenti che porti il cittadino a differenziare bene, e l'unico strumento che è, no assessore, l'unico strumento che è, c'è poco da ridere, c'è poco da ridere assessore, perché sono cose serie che riguardano le tasse dei cittadini di Lugiano. Se lei su questo ci ride, io no, io non rido, lei adesso mi ascolti, lei adesso mi ascolti. C'è poco da ridere, perché sono cose che riguardano i cittadini di Morciano, tasse, soldi. Quindi se noi li coinvolgiamo in una partecipazione, bene avete fatto a dire il bollino, così io lì l'umido non lo ritengo, non lo ritengo, benvenuto. Però come avete individuato quello? Cercate di individuare a chi si iscrive, di sapere già oggi qual è la sua partecipazione, con partecipazione all'impegno. Perché il cittadino su questa gestione è stato fregato da anni, storicamente, perché la compostiera con la buca fa parte dell'archeologia della comunità di Mosciano, che è utile, ritorna all'ambiente, e lì fa attenzione, il cittadino la busta di plastica lì non la butta, perché sa che quando va a prendere il letame, quella busta se la trova integra, quindi coinvolgiamo in questo, ma li dobbiamo coinvolgere alla partecipazione, agli utili. Ecco perché io dico, se il 60, togliete i 10, state tranquilli, 15, ma il resto restituite ai cittadini che partecipano. Solo così si ha la partecipazione, se no continuano a essere fregati. Grazie. Quindi, consigliere, con la differenziata si risparmia? Allora lei se ne cerca, se si cerca, ha scelto un terreno fertile, ma lei crede veramente di fare il professore in questo tavolo? Se si risparmia o non si risparmia? Lei ha detto io mi sto dicendo che con la differenziata non si risparmia. Io allora se il cittadino, se non c'è i cittadini di Morciano, se hanno ottenuto riduzione o meno, con porta a porta deve dire. No, io ho detto di rendere partecipe a questo progetto che con e no, lei dice no, lo so che non lo rende, lei no, perché se ne frega lei delle tasche dei cittadini. Io ho detto soltanto di rendere partecipe i cittadini di Morciano di questo impegno lodevole che devono fare non solo per il bene della comunità e delle tasche del comune, ma anche per l'ambiente. Se non li rendiamo partecipe, ogni tentativo è fallito, parlo arabo, e questo è l'arabo. Allora, concedetemi anche di dire qualcosa sull'argomento. L'articolo 10, strutturato come è strutturato, in questo momento, tenete conto che noi abbiamo portato in commissione il 1° di aprile, ma non è che l'abbiamo scritto il 31 di marzo. Sono mesi che si lavora su questo argomento del compostaggio. Quindi la volontà dell'amministrazione è chiara e netta. Sul tema delle agevolazioni, vorrei che fosse chiaro una questione. Quello che noi prevediamo come agevolazione sono soldi che noi come amministrazione dobbiamo introdurre di bilancio. Cioè non sono soldi che noi togliamo a uno per spalmare su qualcuno, ma li togliamo per assurdo. 50.000 euro di contributi di agevolazione per questo regolamento, sono 50.000 euro che dobbiamo mettere di cassa del comune. Ecco perché ad oggi noi non siamo in grado, numeri alla mano, di quantificare un numero certo. Chiaro è
che la volontà dell'amministrazione è quella di coinvolgere, toccandogli nella tasca, i cittadini, perché sappiamo benissimo che quella è la leva da muovere per spingere, creare un conflitto di interessi, che ti porta a differenza di più perché ti torna utile. La questione è, avremmo, come detto prima l'assessore, avremmo potuto dire, partiamo dal, come fanno tanti comuni, dal 1° gennaio 2016. Siccome non vogliamo aspettare in modo inerte altri 8 o 9 mesi, ci siamo dedicati per avere questo regolamento adesso, e ad oggi, purtroppo, il dato che possiamo inserire nell'agevolazione è, vi riconosceremo una agevolazione, la quantificheremo in base al bilancio di previsione, perché il numero noi dobbiamo mettere anche a consuntivo di quello che sarà il lavoro di iscrizione, perché è chiaro che come comune di Norciano non mi potrò mai permettere di finanziare 100.000 euro della TARI per fare l'agevolazione. Quindi dovremmo anche in questo caso, come nei precedenti regolamenti, trovare la giusta misura tra quello che è lo strumento per incentivare e quello che è poi lo strumento per raccogliere i fondi per sostenere l'iniziativa. Da qui nasce, diciamo, un articolo 10 dove non c'è una cifra ben specifica. Chiaramente, a studio fatto, nel 2016 noi potremmo probabilmente essere più dettagliati, dire a fronte di un dato storico dell'anno scorso noto, a fronte di X nuove iscrizioni che qualcuno non lo fa più, possiamo ipotizzare, per restante che su quella percentuale si potrà comunque, si dovrà comunque ritornare in fase di bilancio di previsione, perché ripeto, sono somme che bisogna inserire dal proprio bilancio. Quindi se il ruolo di 600.000 euro prevedo 40.000 euro di agevolazione, non è che risparmio sulle altre persone che non lo fanno, le devo togliere e inserire dal bilancio, per questo perché fosse chiaro, perché l'agevolazione di uno non si deve poi spalmare sugli altri. Questo è un discorso condiviso. Sì, infatti, così sto rispondendo, diciamo, alla... È un ponte di non possiamo prendere l'obiettivo e chiaro, però bastava aggiungere che i dati acquisiti, che verranno acquisiti, saranno nel regolamento, saranno valutati per essere trasferiti ai partecipanti, a chi partecipa. Se c'è un articolo che si chiama agevolazione, questo è condivisibile, io non ne voglio fare, li tolgo, ma contenere. Un'ultima cosa, per quanto, diciamo, quella che è la mia conoscenza rispetto alla local tax, da quanto ho capito io, si parla della local tax del 2016 con l'inclusione però di IVA e TAS, la TARI dovrebbe comunque restare a parte, dovrebbe, condizionale d'obbligo, ad oggi dovrebbe essere così. Quindi se non ci sono altri interventi, io ringrazio ancora una volta la Commissione, l'assessore, gli uffici che hanno lavorato su questo regolamento, credo che sia un bel passo in avanti, perché anche in questo caso non c'era mai stato questo comune, questo strumento. Mi ricordo benissimo che in una prima riunione di condivisione con le opposizioni poi sono rimaste tutte questioni e siamo qui a discutere, diciamo, di questo tema. Quindi procederemo con il segretario a votare sull'emendamento, ok? E poi per sulle altre votazioni. Quindi l'emendamento è all'articolo 6, comma 1, lettera A, alla fine del periodo, nel caso di utilizzo di sacchetti e raccoglitori, solo da preferire quelli in carta cellulosa, evitando quelli in plastica o plastica bio, e comunque sacchi compostabili, ai sensi della norma EN13432. Chi è favorevole all'emendamento? All'emendamento. Io mi astengo all'approvazione del regolamento. Chi si astiene? All'emendamento. Approvato l'emendamento, passiamo all'approvazione del regolamento. Chi è favorevole? Chi si astiene? Estensione di che? Tutte e due. Entrambe? Sì. Anche la volta meno? No. Sì. Invece, la senza stile di comunicazione non precedentemente espresso. Non per il riuscito. Per l'immigrazione in Italia, chi è favorevole? Chi si astiene? Ordine del giorno numero 7,
Regolamento Regione Puglia numero 10 del 3 maggio 2013, articolo 14, comma 9. Risultanze contabili del conto consuntivo di gestione esercizio 2014 con aggregazione all'esercizio 2013 dell'ufficio Ato Voga gestione rifiuti provincia di Reggio. Allora, questo di fatto è un atto formale come previsto dall'articolo 14,9 del regolamento regionale. I comuni sono tenuti a far proprio il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'ufficio Ato Voga rifiuti di provincia di Reggio. Di fatto il 13 di febbraio è stato deliberato dall'Assemblea dei Sindaci il conto consuntivo dell'Ato Voga. Il conto consuntivo parla di un avanzo di bilancio di dare atto quindi che nell'anno 2014 la differenza tra le uscite impegnate pari a 324.780,39 e le entrate accertate pari a 396.925,69 determina un avanzo di gestione pari ad euro 73.145,30 e poi dare atto che in virtù dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2013 pari ad euro 65.589,31 e dell'esercizio 2014 pari a 72.145,30 il patrimonio netto alla data del 31/12/2014 ammonta ad euro 137.734,61. Questa è una proposta di delibera che è stata votata all'unanimità dai sindaci presenti nella seduta del 13 febbraio e che noi di fatto abbiamo ratificato e prendere atto. Se ci sono considerazioni, altrimenti passerò alla votazione. Chi è favorevole? A favore. Visto che qua dall'altro tra l'altro i file che ci sono stati mostrati e riportavano la scansione del documento tutto allegato. Poi ho visto che c'era una tabella riassuntiva di tutti i comuni, no? Quello che avevano versato nel 2013 e nel 2014, oltre ad esserci comuni totalmente inadempienti per l'annualità 2013-2014, mi sta seguendo così. Comune di Morciano abbiamo così visto in giallo, perché ci sono tre colori, bianco, verde e giallo, che per il 2013 ha fatto il versamento, per il 2014 no. Ha stanziato le somme, non è ancora versato. C'è da fare il mandato. Quindi è solo una questione di tempo. Io per esempio sono sentito parlare direttamente con una buona cosa. Ci sono altri interventi, altrimenti basta la votazione. Chi è favorevole? Unanime. Immediata solubilità, chi è favorevole? Ordine del giorno numero 8. Svolgimento in forma associata della funzione di programmazione unitaria dello sviluppo territoriale è finalizzata a dotare gli enti aderenti di un piano speciale d'area, approvazione e schema di convenzione. Allora, partiamo da una considerazione che riguarda, diciamo, il nostro comune, quello che arriviamo a perché chiediamo di approvare questo schema di convenzione. Nel mese di novembre, il sottoscritto e il vice sindaco Ricchiuti si sono recati presso la Comunità Europea a Bruxelles per parlare, diciamo, con alcuni esponenti sia della parte tecnica che della parte politica della Commissione Europea per quanto riguardava la redazione di piani strategici che andassero poi ad intercettare le linee di intervento fra chiamate OT11 e OT12. Ritornati da quell'esperienza, c'erano anche altri comuni. Ogni comune ha cercato di attivarsi per capire quali fossero le competenze necessarie per redigere, perché in questo territorio nessuno aveva mai fatto un piano strategico. Ci siamo accorti praticamente che andando a parlare con diversi professionisti che avevano esperienza nel settore, le cifre erano al di fuori della nostra portata, perché si parlava dai 20.000 euro in su solo per la redazione. Francamente, pur fiducioso di prendere finanziamenti dall'Unione Europea, non ce li potevamo permettere. Messo a fatto al comune queste esigenze di tanti comuni del campo di Lega, e non solo, perché poi questo è un ragionamento che si sta diffondendo in tutta la provincia,
abbiamo ragionato insieme a questi comuni sulla opportunità di creare una funzione aggregata, chiamiamola così, secondo l'articolo 30, che vada a sviluppare non un singolo piano d'area strategico per il singolo comune, ma più complessivamente come territorio, che diciamo, assunte informazioni per cui, secondo le quali diciamo, la comunità europea ritiene che il taglio minimo più o meno dovrebbe essere di 50.000 abitanti come massa critica minima, l'opzione che si è utilizzata è stata quella di coinvolgere o di cercare di coinvolgere tutti i comuni dell'area, quindi l'Unione della Tirrenia per 7 comuni più i 2 comuni di Castelnano e di Trinasi in un'unica convenzione. Di fatto dei 9 hanno aderito in 8, è rimasto fuori il mediano, probabilmente anche perché è dato a scelte politiche, nel senso che vanno al rinnovo del Consiglio Comunale, quindi hanno preferito non impegnarsi in questa cosa. Definitivamente. Solo che in questo momento non ha di fermare i poteri in questo momento. Perché questa scelta? Vuoi perché la Comunità Europea premia cioè, l'aggregazione almeno intorno ai 50.000 abitanti, ma perché anche in questo modo noi con una somma di più male di 1.500 euro saremo in grado, demandando al comune di Tigiano, come comune capofila, che volutamente abbiamo scelto di casa perché in casa è praticamente capofila di tutte le cose per cui poi diventa oberrato del lavoro e quello di bottiglia, in accordo con tutti abbiamo scelto Tigiano perché ha un tecnico che è molto smart su questa materia e si sta procedendo con il sindaco di Pazio Morciano diciamo, sulla definizione del ruolo di capofila. Quindi noi con 1.500 euro saremmo in grado di vari comuni di una spesa complessiva di 12.000 euro, di fare una sorta di bando e chiedere a delle società che hanno competenze specifiche in materia di candidarsi e redigere quello che sarà il piano strategico di tutto il capo di Leva, di fatto, perché con l'eccezione di Leviano, che probabilmente nel prossimo futuro potrebbe anche cambiare idea. Questo diciamo, risponde anche ad una metodologia di lavoro che nelle precedenti programmazioni europee è stato adottato in tante regioni italiane, tranne che nella nostra provincia sicuramente, ma probabilmente anche a livello regionale. Quindi questo ci crea uno strumento in grado di intercettare linee di intervento come l'OT11 e l'OT12, ma poi verificheremo a dare tempo anche eventuali altri interventi, con una somma tutto sommato accessibile, perché si tratta di 120 euro al mese per ogni comune, quindi una spesa abbastanza sostenibile visto quello che sono le potenzialità. E oltretutto questo ci dà la possibilità di intercettare eventuali fondi chiamati straordinari, perché diciamo, nell'ambito della programmazione dei fondi europei la Regione Puglia ha individuato nel suo territorio due aree diciamo, particolarmente svantaggiate e ha preso i due estremi, ha preso la terra d'Aonia, quindi nella provincia di Foggia, nella zona montana, e ha preso l'estremo basso Salento. Questo quindi diventa anche lo strumento per cercare di diventare interlocutore diretto della regione per eventuali fondi, per riqualificare, per azzerare questo gap che la regione riconosce in questi territori. Ripeto, si tratta di una somma di 1.500 euro, 1.200 euro al mese, 1.120 euro, scusate, 120 euro al mese, 1.500 euro al mese, con quello che invece potrebbe essere domani uno strumento dalle grandi potenzialità. Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei alla votazione. Fermo restando che favorevole il voto e condivisibile la scelta, perché se non ci si allarga non ci si può guardare lontano, quindi essere insieme ad altri. Ecco, magari pensiamo pure, a me piacerebbe qualche volta vedere anche il nostro comune, nei limiti del possibile, perché riconosco, diciamo, con tutto il rispetto che il sindaco Morciano, che io stimo tantissimo, un ottimo amministratore, per quanto io conosco, che diceva il sindaco di Tigiano, però ecco, se qualche volta lavoriamo anche nell'ambito dell'Unione dei Comuni Fallimentari, sia pure un progetto più piccolo, Morciano la fine, diciamo, la nostra amministrazione dopo penso che ci dovremmo essere orgogliosi insieme, ciò non toglie, pensiamo a questo, perché poi parliamoci del giusto riferimento che ha fatto il sindaco, tanto Tricassi è capofila per tutto, ma Tigiano è il braccio destro di PK,
case, se parliamo di unione dei comuni, diciamo guarda, case non va mica. Aggregato le funzioni. Se non è con male, è succede. Sicuramente siamo condivisibili questa occasione di fare mettere qualche volta il ruolo del comune di Mosambico, ma ci tengo anche a precisare che, come ho detto nel mio intervento, in questo momento l'ufficio tecnico di Giacomo ha tutt'altra potenzialità e disponibilità rispetto al nostro che conosciamo. Se ci sono altri interventi, passerò alla votazione. Chi è favorevole? Unanime. Per le vedere la seguibilità, chi è favorevole? Unanime. Ordine del giorno numero 9. Scioglimento Consorzio Intercomunale Capo Santa Maria di Leva. Allora, arriviamo a questa parte dove diciamo trattiamo lo scioglimento con la preventiva messa in liquidazione di un ente che è stato creato 18 19 anni fa circa, che aveva probabilmente un senso nel momento in cui è stato creato con la decisione di tanti comuni del territorio e che meno senso ha probabilmente adesso, visto che di fatto nel capo di Leva ne fanno parte solamente Morgiano, Alessano, Padua e Castellano, quindi di tutti quelli che c'erano prima ne sono rimasti quattro. Siamo stati veramente convinti di questa scelta, tant'è che una volta venuto meno per dimissione il componente del Consiglio di amministrazione spettante al Comune di Morgiano, il vecchio capogruppo Simonetti, noi non abbiamo neanche provveduto a nominare il nuovo consigliere, perché secondo me la cosa che c'è da fare era quella che stiamo facendo adesso, per mettere fine a quest'ente. Vuoi perché aveva tutta una serie di incombenze che sarebbero diventate obbligatorie di quest'anno e non c'è personale che potesse fare e dare seguito, oltre alla cosa politica, diciamo anche la parte amministrativa. Vuoi perché di fatto ormai si era, tra virgolette, ridotto alla gestione del rapporto con borghi autentici, quindi di fatto capendo borghi autentici, per cui diciamo, ben saprete, il comune di Morgiano di Leva partecipa e borgo autentico per il tramite del consorzio. Questo perché ci ha creato un'economia, nel senso che la prendo in quattro, anziché sicuramente ne ha parlato molto meno. Ma di fatto ormai l'azione di questo consorzio si è ridotta solo esclusivamente a quello, quindi non aveva senso avere in piedi un carrozzone di questo tipo con tutte le adempienze che doveva avere. Quindi. Per cui si è valutato nel mese di novembre circa tra i quattro sindaci, il presidente, il segretario, quello di mettere in liquidazione, quindi di fatto noi oggi votiamo sullo scioglimento, poi con un secondo atto successivo individueremo la persona che si farà carico di essere il liquidatore, che si occuperà di una questione contabile, crediti, dipendenze, per poi cessare effettivamente l'attività di questo consorzio dopo 18 anni. Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passerei alla votazione. Ci arriviamo. Un passo per volta. Chi è favorevole? Unanime. Per dire la seguibilità, chi è favorevole? Unanime. Grazie a tutti, la sala è chiusa. Sì. Punto 2, non sono presentati, lo studiamo al prossimo consiglio comunale. La seconda volta Purtroppo vedete che ci deve essere la rappresentanza di tutte le posizioni, proprio per questo abbiamo parlato da 3-5. Cambia la vita. Dichiaro che ci è passata tutta, grazie a tutti.